Senta signorina, io penso che lei oggi sia un po' confusa. Penso proprio che dovrà tornare un'altra volta. Arrivederla. Buonasera cari amici di Radio Libere di Agliana, ritorniamo con la musica d'autore e abbiamo qui con noi Alfredo Marasti. Buonasera e grazie a voi dell'ospitata. Dell'ospitata, e poi mi dicevi prima che hai rinunciato a Sanremo per essere Sì, qui. io dovevo essere al festival stasera, poi ho avuto una forte laringite in Certo. concomitanza proprio con la tua chiamata, fra l'altro, incredibile, Perfetto. e quindi sono Come la corso qui ad Pausini, direi che Agliana. bene. Esatto. Bene, Volevo telefonare in diretta, in diretta, ma abbiamo non ce l'ho fatto una fatta. chiacchierata. Allora, Alfredo Marasti è un giovane cantautore toscano, ma non solo, è anche uno scrittore, è anche un regista, è tante cose, è un artista poliedrico. Io l'ho seguito un po' sul suo social e nonostante la sua giovane età, annovera già dei premi molto importanti, uno dei quali è il premio De André e poi un altro riconoscimento come Musicultura. Ci vuoi raccontare te queste esperienze passate e poi prossimamente future? Ma allora, intanto inizierei col dire che sono partito a 16 anni, ora ne ho 27, quindi non vorrei farci un po' la figura del megalomane. L'accumulo di cose è dovuto a questi 10-11 anni nel mezzo, se no sembra una cosa. L'importante è annoverare poi. L'importante è annoverare e soprattutto iniziando a 16 anni hai questa fortuna che ogni volta che ti intervistano fai un premio, sei sempre più giovane, no? Perché è 10 anni che io sono proprio giovane, sempre più giovane. Poi improvvisamente tra 27, 28, 29 scatta quella malinconia totale che conoscete, ma questa è un'altra storia. Allora, hai detto giustamente il premio De André e Musicultura, seriamente, che sono secondo me due delle realtà più interessanti, diciamo, nel panorama italiano, perché hanno anche una certa attenzione al lato del testo, quindi alla canzone d'autore, come si concepiva un tempo. Addirittura accettano canzoni di più di 3 minuti, pensa a una cosa Quindi, incredibile. certo. E fra l'altro Musicultura torno adesso perché mi hanno riselezionato per la terza volta, quindi c'è l'appuntamento adesso il 25 febbraio con le audizioni, Tanti speriamo bene. partecipanti, vero? Pochi selezionati, mi sembra. 60 in tutto in Italia, poi adesso c'è tutta una fase in cui li rispezzettano per le finali. E, no, ed è molto bello, per sintetizzare potrei dire che sono tutti e due contesti in cui c'è la competizione, perché nei concorsi c'è la competizione, ma non c'è nelle modalità con cui invece c'è, per esempio, vabbè, o nei talent o in altri contesti dove c'è la competizione, ma sa un po' di Hunger Games. Non so se conoscete il film, sembra che Sì, tu vada certo. al Colosseo come gladiatore Certo. con il giudice che ti dice se deve Senti, andare in ma pasto ai leoni i o. tuoi ragazzi dell'istituto a Pescia, dov'è il tuo istituto dove insegni? Dove Perché adesso lui sto è un professore di insegnando, italiano. Ti voteranno? supplente, supplente. Supplente? Io gliel'ho detto, Vabbè, no, io per le prime 2 settimane ho pensato provo a mantenere la serietà e quindi l'autorità. Poi ho professore. Certo. deciso di L'autorevolezza. barattare l'autorevolezza, mai autorità, Mai figuriamoci, autorevolezza. di barattare, poi ho deciso l'autorità con le views sui social, perché hai 200 centinaia di giovani che ti fanno la visualizzazione su Instagram, li vuoi utilizzare, allora che te ne Chiamimi, mi frega sembra giusto, dell'autorevolezza, no? mi sembra Quindi giusto. tranquillamente, no, seriamente poi, ora, questo Certo. non lo fate vedere poi su No, no, YouTube, lo vero? facciamo vedere, è logico. È logico. Senti, ho visto che sui social, su internet, sta spopolando il tuo nuovo videoclip che si chiama C'eri tu, di cui tu sei compositore musicale insieme a. Insieme a Cassandra Raffaele, che è un po' la produttrice artistica, quindi ha curato parte degli arrangiamenti di questo progetto e della canzone, che è il Poi, primo singolo del esatto, progetto. poi tu sei attore, regista di questo videoclip e che racconta la storia di Chiara, se non sbaglio, che va all'università e fa un gran casino. E dilla tu. No, allora, il videoclip è basato appunto sull'omonima canzone che, come altre del disco, riguarda episodi un po' del mio passato e anche presente, perché poi Chiara è un'amica con cui sono ancora in contatto. E la canzone ricorda il periodo dell'università in cui ci siamo conosciuti e quindi ci siamo conosciuti discutendo e poi litigando e poi abbiamo fatto pace e poi dopo qualche anno tutto si è trasformato in una solida amicizia. Nel video tutto questo l'abbiamo voluto restituire
appunto nel videoclip in maniera anche un po' divertente, quindi siamo andati a girare proprio nei posti dell'Università di Firenze tipici. È molto bello, guardatelo, io ve l'ho messo varie volte su Radio Libere. C'eri tu, è il titolo, e quindi è ambientato per esempio a Mensa, nella Mensa universitaria, che è il posto apparentemente, non, però è lì che poi succede tutto, gli incontri, le chiacchiere, e poi anche per le strade, la stazione di Firenze, insomma. Bello, molto cinematografico, bello. Molto bello. Cinematograficamente parlando molto bello, musicalmente come fa il ritornello? Come fa? Senza chitarra. Senza chitarra. Allora, a cappella, dicono nei talent. Cappella. Allora, perché c'è un ritornello e uno special, perché adesso sono diventato esperto. Nel ritornello non c'è. Quello che vuoi, lo special. Lo special dice proprio, di quei giorni resti tu, resti tu, resti tu, resti tu, resti tu, resti tu. Perché di quei giorni effettivamente, bene gli esami, abbiamo detto gli esami, i concorsi, però alla fine dopo 10 anni rimane l'amicizia, i contatti. Un po' come anche concorsi musicali che non fanno da trampolino di lancio, nel senso che non esci con un contratto, ma ti servono per conoscere, per fare esperienza. Certo. Per esempio pure Cassandra, che ha fatto il disco con me, l'ho conosciuta proprio a Musicultura nel 2013, quindi tutto. Ma la fidanzata chi era? Cassandra torna. O Chiara? La fidanzata non era Cassandra, no. Cassandra, assolutamente no. No, è così proprio per no. E neanche Chiara, neanche Chiara. No, 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 no. Però ho una ragazza che compare nel videoclip, ma non vi dico che ruolo fa. No, certo, indubbiamente. Lo dovete scoprire voi. Senti, questo è un quiz. Chi è che ti ha ispirato, che ti ha appassionato alla musica? Chi è stato? Qualcuno di casa, un cantautore, un incontro, un libro? C'è una faida genitoriale, ecco. Perché mio padre suona, è un musicista a sua volta, e quindi direi che viene da lì, ma in realtà è stata mia madre, secondo lei almeno, io non mi ricordo più, no? Quindi loro a distanza di anni, no, ti ci ho mandato io a suonare la chitarra, quindi vabbè, i genitori, ma più che altro la camera dal letto dei genitori con una discografia assolutamente varia, dai cantautori di André con la PFM, poi c'era Elton John, poi c'era Baglioni, c'era di tutto, no? Certo. E quindi lì uno andava a prendere, ovviamente poi quello che è piaciuto a me in varie fasi sono stati soprattutto in un primo momento i cantautori italiani. Ma per questa cosa di raccontare le storie che ma anche per ora dico una cosa che magari non è lineare, ma ci riflettevo oggi, la dizione buonissima, perché oggi si parla tanto del fatto che la musica, le canzoni dovrebbero essere comprensibili, allora il pubblico deve capire, bisogna fare la canzone in modo che tutti capiscano tutto. Ci sono delle canzoni di De André e di De Gregori dove in realtà del senso del testo, dopo 30 anni ancora ti chiedi perché, ma pronunciate con una precisione, con una dolcezza, anche perché che ne potevo capire io a maggior ragione, non so, a 8 anni, sì, a 10 anni, ma che ti rimaneva, che lasciava proprio il segno, insomma. Quindi se dovresti portare una canzone in quella famosa isola sperduta, no? Portarne una? Sì, puoi sceglierne una. Quindi voglio sapere da te una canzone, un libro e un film. Parti sull'isola famosa, che non è quella dei famosi non è quella dei famosi fumati, ma un'isola non è quella dei famosi, che porteresti? Beh, naturalmente lo dico così, anche perché a i nostri braccio. Followers di Radio Libre di Agliana sono anche giovani, quindi deve essere anche un consiglio, anche un po' da professore di italiano, quindi deve essere un consiglio da vecchio, perché il professore è vecchio ai giovani. Esatto. Beh, allora cercherò di palleggiare le cose. Allora, la canzone, la prima che mi viene in mente molto bella è Lettera di Francesco Guccini, una canzone per me dal testo meraviglioso. Alla regia Brilla e Adriano se la scrivono e poi dopo la mandiamo. Mandatela, perché è fantastica. Beh. E poi cos'era? Un libro pure? Un libro e un film. Allora, un film, Il nome della rosa, che... Alcuni dicono che è la versione brutta di un bellissimo romanzo, secondo me è bellissimo il romanzo, bello, e il film ti lascia un'impronta pazzesca. Sono d'accordo. Mentre per quanto riguarda il romanzo, vediamo un po' dove potrei andare a parare con il romanzo. Con il romanzo, lo capisci, questo. Mi hai messo in crisi queste radio libere di Agliana, mi fanno improvvisare.
potrei andare con uno degli ultimi che ho letto, sì, che tanto per cambiare un mattone, ed è uno degli ultimi premi Strega, se non sbaglio, La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Non l'ho letto. Che è una roba strana, perché è enorme, ma si legge bene, perché in realtà parla, si chiama La scuola cattolica, che sembra un titolo serissimo, in realtà parla di turbamenti adolescenziali in questa scuola di preti, parla dei movimenti politici degli anni 70. È un libro bello. Bello, bello, quindi lo consiglio ai giovani, certo, anche se è un po' arduo. E adesso, come tutti i presentatori seri, all'artista si chiede quali sono i tuoi progetti futuri. Posso dire un secondo libro? Sì, sì, un secondo libro. Sempre serio, noiosissimo, Le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, che è la versione bella dei Promessi Sposi. Se i Promessi Sposi vi annoiano, leggete Nievo, quello è bello. Quindi avete capito, ragazzi. Abbasso Lucia, viva la Pisana. Questa non la capirà nessuno, non importa. Però non importa. Non importa. Ma... allora, i miei progetti futuri. Certo. Concerti presto, in primavera, perché dove? Sai già qualche location o ma ancora allo studio? C'è una data confermata che è dalle parti di Lucca, in un locale che si chiama Il Lupo e il Poeta. Adesso non ricordo la data, ma questa è la memoria. Ma problema. Partiremo in primavera, perché proprio in primavera estate si spera di far uscire questo disco, perché naturalmente dal videoclip alla partecipazione a Musicultura tutto porta poi all'uscita di questo lavoro. Certo. E che fra primavera ed estate, quando si riaprono i pori, i fiori, eccetera, certo, dovrebbe uscire questo disco nuovo e quindi suonarlo in giro. E i progetti poi sono tanti, perché naturalmente di recente ho messo in moto un po' di cose, fra cui contattare le radio libere di Agliana per dare un po' un improvement a tutta la situazione. Dopo questi 10 anni di progetti vari, alcuni dei quali sono rimasti magari, non dico in soffitta, ma quasi, perché li ho fatti uscire, ma sì, oppure li ho suonati in giro, li ho registrati un po' alla bella e meglio, quindi normalmente adesso, partendo da un disco nuovo, i lavori futuri saranno un po' nuovi e un po' saranno un ripescaggio, come fanno a Sanremo, anzi non lo fanno più perché Baglioni ha cambiato le regole, c'era il ripescaggio prima di cose già fatte. Allora Alfredo, mentre io ricordo dove possano vedere te, intanto te prendi la chitarra, che facciamo una cosina, intanto dove possono vedere te, quindi seguirti su Alfredo Marasti, su Facebook. Sulla pagina Facebook. Sulla pagina Facebook. Instagram, anche se siccome fingo di essere giovane senza esserlo, lo uso troppo poco, ma Facebook, Instagram e poi soprattutto il canale YouTube, perché poi è lì che vanno i video. Certo. E prossimamente sul canale di Musicultura, perché questa è audizione del 20... in realtà non so se posso dire ancora la data, quindi le prossime audizioni saranno visibili proprio in streaming sul canale di Musicultura. Allora io ringrazio il clubino di Agliana che ha ospitato Radio Libere di Agliana insieme ad Alfredo Marasti. Anch'io vi invito a seguirci sul nostro canale YouTube, sul nostro sito internet www.radiolibere.com e su Facebook. E adesso, come perfetta conclusione, una bella ciliegina. E quindi una volta noi alle radio, noi vecchi degli anni 70-80, facevamo e adesso il nostro jingle. Ci provo, eh? Provo. Radio Libere di Agliana, ci capivamo senza, io e te, Radio Libere di Agliana. Giorni resti tu, e c'eri tu. Va bene? Perfetto, grazie. Ciao. 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.